Le troisième homme ne parvient pas à poser le pied extérieur sur le bob. Il se retrouve miraculeusement à l'intérieur, mais le dos tourné à la piste. Seguiamo però con un po' di attenzione, se non altro dal punto di vista del risultato, la discesa di Canada 2 di Dennis Marino. Abbiamo trascurato purtroppo la discesa del principe Alberto di Monaco. Vi dicevo, Dennis Marino era undicesimo ieri al termine della prima. Ed ora in azione il canadese Chris Lowry del Olimpico del Boba 4. È partito Chris Lowry. 5,99 la sua spinta, 5,99, esattamente uguale a quella di Christian Miley, nei confronti del quale aveva al termine delle tre manche precedenti 12 centesimi di vantaggio. Quindi siamo davvero nei momenti più intensi di questa gara olimpica del 4, che designerà l'atleta successore dell'elvetico Pasteur, quale aveva vinto l'oro olimpico del 4 a Calgary 4 anni fa. 128 km orari la velocità del bob di Chris Lowry, che tra poco taglierà il traguardo con un tempo totale di 58,87, tempo del 2, che era l'ultimo di 23 centesimi. La spinta di Svizzera 1 è di 5,93 ed è il miglior tempo, migliore di un centesimo il risultato che avevano fissato in precedenza gli americani Randy Will e l'austriaco Gerhard Reiner. Qui Vedel sa benissimo che si gioca qualsiasi possibilità, deve recuperare parecchio però nei confronti di Appelt, 23 centesimi. Vediamo che cosa riuscirà a fare questo grande pilota. Il primo intertempo però, vedete che comincia a perdere leggermente, però aspettiamo il computo finale che tiene conto naturalmente anche dei vantaggi accumulati complessivamente nelle prime tre manche, 58,79, e va al comando con 3,54,13. Via di importanza. 5,89 è il miglior tempo in senso assoluto di spinta. Aveva ottenuto 5,90 della manche che si era disputata stamane alle 9, adesso parte con 5,89. E qui Hopp mette tutta la sua esperienza, tutta la sua grande capacità, la sua qualità e la sua grande sensibilità, che è dote fondamentale soprattutto in una pista così diversa, così particolare come quella di La Roche. Hopp aveva un ritardo di 9 centesimi dall'austriaco Appel. Vedete, impeccabile l'azione di Hopp, che chiude in 58,72 il tempo di manche per un totale Wolfgang Hopp la messa. E non vorremmo davvero, sarà importantissima a questo punto la sua spinta. 5,95 è buona, indipendentemente dal fatto che paghi 6 centesimi a Hopp. Adesso è il momento tecnico importante nel 4. Il bob va guidato molto di più di quanto non accada nel bob a 2, quindi è importante la bravura del pilota, però assolutamente deve essere concentrato, calmo, e in questa fase iniziale abbiamo visto questi risultati che parlano a sfavore di Appel. Al comando è Hopp, al secondo posto è Vedder. Vediamo, ormai siamo alla fine della sua discesa, e guardate che cosa è riuscito a fare nella fase finale Appel.